Sono un marinaio inglese, un ragazzo che grazie a furberie e senza ritegno è riuscito a diventare capitano. Conduco navi nell'Atlantico, trasporto merce dall'Africa all'America. Faccio il bene del mio popolo, la mia nazione ha raggiunto le Americhe. E ha concesso a loro la propria sapienza, ha concesso a terre e ad abitanti il progresso, la civiltà. Beh, certo, in cambio gli si chiede piccole cose, qualche profitto proveniente dai campi, dalle miniere. Ma cos'è tutto questo rispetto a ciò che gli abbiamo portato? Credo sia chiaro a tutti di quale categoria di benefattori io faccia parte. Sono il capitano di una nave negriera. Sì, avete capito bene. Prendo schiavi dall'Africa e li porto ovunque ce ne sia bisogno. Li conduco a una vita migliore. Sono un marinaio inglese, un capitano di navi negriere. Ho trattato le persone come merce di scambio. Poi un giorno la grazia di Dio mi colpisce. Mi accorgo che tutto ciò che mi sembrava giustificabile, anzi persino cosa buona, beh, non lo era affatto. Tutto ciò che reputavo normale e naturale non lo era. Oggi sono un pastore e racconto la mia storia. Lotto perché ogni uomo capisca che la vita è importante e nulla lo è di più. Sotto le langhe.
compositore di una ventina di laudi, a lui attribuiti con certezza. Probabilmente sono molto di più le sue composizioni, ma ad oggi non si ha idea dell'ampiezza della sua opera per mancanza dei documenti che lo attestino. Fu lui stesso editore delle sue opere, fu cantore, maestro di cappella, compositore e sacerdote. Il brano che vi proponiamo descrive la nascita di Gesù nell'apparire del sempiterno sole. Saper donare nuova vita alla musica popolare è dote rara, e la rilettura in chiave contemporanea del coro Le Mystères de Vaudeville è sicuramente un grande esempio per tutti. Questo coro femminile, con grande professionalità, ha saputo portare la musica popolare bulgara in tutto il mondo. Quello che vi proponiamo è un canto che parla di chiacchiere. Immaginatevi un paesino di campagna, la gente si riunisce e inizia a sparlare di un vecchio ubriaco dal viso rosso, paonato. E su quella volta che alla festa di paese si mise a ballare. La chiacchiera inizia con una voce narrante, ma subito tutti vogliono aggiungere il proprio dettaglio. In certi punti le voci si sovrappongono a creare caciara, in altri sono poche voci prevalgono. A voi, a ritenere.
lacrime calpaceto et acanto.